Ciao fragoline, nuovo video, nuova recensione, questa volta Fit Via. Vi dirò come mi sono trovata con questi prodotti che vi farò vedere, il gusto, se buono o no, se ne vale la pena e ovviamente cosa ne penso di questo marchio. Prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, perché faccio così non lo so, non lo capirò mai. Comunque iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, mettete un bel mi piace, un commentino qua sotto, che io li leggo tutti, e seguitemi su Instagram. Detto questo, iniziamo perché sono abbastanza un po' di prodotti. Allora, iniziamo da questo, Super Fruit Detox Drink. I prezzi non me li ricordo tutti, perché certi è da un bel po' che l'ho provati. Vi ricordo, iniziamo bene questo video. Questo prodotto qua, allora adesso avrà la muffa perché è un bel po' che ce l'ho, è di, vi dico anche, 500 ml, cioè vi dico solo che è strabuona. E ve lo consiglio, non ci sono parole perché è strabuono. Io ne ho preso uno per provare, ma volevo prendere praticamente tutto il sito. Cioè tutto questo prodotto che è strabuono, è buonissimo e ve lo consiglio al 100%, ve lo consiglio. Non mi ricordo però, allora vediamo se c'è scritto praticamente di cosa sa. Infusione di tè verde, acqua, tè verde. Ovviamente è naturale al 100%, perché è naturale al 100%. Mi sono trovata bene, cioè in senso è buonissimo. E sì, tè verde e tè alla frutta. Per cui ve lo consiglio, è strabuono. Io lo vorrei riprendere di nuovo. Quando farò l'ordine di Fit Via, lo comprerò di nuovo perché è buonissimo, mi sono trovata bene. Non posso dire altro perché sennò andrò avanti a dire che è buonissimo. Poi questi qui, praticamente Fit Berry Detox Bar, sono 30 grammi. Come vi ho detto, vi faccio vedere due pacchi. Dato che mi sono piaciuti, ho fatto due acquisti. Dato che mi sono piaciuti la prima volta, ne ho presi un'altra volta. Sono le barrette, che non mi ricordo il gusto. No, non c'ho il coso, stavo vedendo se c'era... c'è. Sono fatti così, queste barrettine di 30 grammi. Non mi ricordo se sanno di mirtilli o qualcosa del genere. All'inizio, quando li masticate, li mangiate, sono buoni. Poi piano piano iniziano a darti quel pizzicore, cioè ti pizzica un po' la gola. Per cui non lo so se sono io che mi dà solo questo effetto, questa cosa qua, oppure anche voi succede. Fatemi sapere se anche voi l'avete provati. Diciamo che non sono male, sono buoni, ma dopo che l'avete finiti a me pizzica un po' la gola, per cui devo ovviamente poi bere. Non lo so perché succede questo, boh, però non riesco a spiegarvelo, diciamo, come si deve, però non sono mali. Questi non mi ricordo se costano 24 euro o 10 euro. Beh, 10 euro non credo proprio, dai 15 ai 24 o 24 euro, non mi ricordo il prezzo. Comunque vabbè, sono 12 barrette per 30 grammi, io ne ho presi due, però non è male. Poi passiamo alle pastiglie, queste qua. Allora, adesso vi faccio vedere che me le ho finiti. Queste sono anticellulite, le caps, 45 grammi, 90 capsule. Queste qua mi sono scadute il 6 di giugno nel 2020, sono pochissime. Sono fatte, adesso cade tutto, sono fatte così, adesso vi faccio vedere.
Ma perché mi cade tutto? Oh, comunque sono fatte così. Adesso non so. Aspettate, ve le faccio vedere se mi mette a fuoco. Non so se li vedete. Ma perché mette fuoco me? Comunque sono fatte così, in poche parole, sono come la plastica, però non è plastica, non so come dirvelo. Comunque dentro c'è questa polverina che il gusto non mi piace. Appena li metto... Cioè, lo bevo con l'acqua, anche solo. Allora, vanno prese 3 pastiglie. Qua c'è scritto 3. Io ne ho presi 3, però non ho visto risultati, sinceramente. E ovviamente, cioè, per farvi capire, in questi mesi li ho usati ancora, ma non sono riuscita a finirli, perché dopo la scadenza non ne vale la pena prenderli, perché dico c'è. Comunque, non mi sono trovata bene, non ve lo consiglio, anche per il fatto che non so. Allora, qua dicono 100% naturali, in teoria, però non fanno bene al corpo, perché dopo questi ti fanno ingrassare come il doppio di non so cosa. E non ve li consiglio, anche perché spendete 24 euro, anche di più di 24 euro, per queste pastiglie e non fanno bene al vostro corpo. Io ovviamente le ho presi, ho provato a provarle, a vedere il risultato, ma niente. E ne ho altri ancora, cioè, vedete, per cui poi il gusto non mi piace. Fanno... In poche parole, schifo, almeno per me non mi piacciono, per cui come odore così non mi piace. Invece questi qua, che sono Slim Cups, sempre 43 grammi 93, questi invece non li ho proprio finiti, ce ne sono tantissimi dentro, come vedete. Io adesso ne tiro fuori uno, vediamo se, ecco, adesso cade giù tutto per farvi vedere. Vedi come sono? Cioè, vedete come sono? Sono fatti così. Queste qua, neanche queste mi sono trovata bene, sia per il gusto, che non mi piace, e anche per il fatto che non ho trovato nessun risultato di questi due, sinceramente. Perché se trovavo un risultato, lo finivo tutti. Invece, l'ho lasciati tanto così. Sono andata avanti a provare a finirli tutti, ma poi ho detto, vabbè, ma se non c'è risultato, che cosa li finisco a fare? Però ho buttato via 24 e anche di più di euro, solo per le pastiglie che, ripeto, anche se sono 100% naturali, almeno da quello che dicono, che poi non sono neanche italiane, diciamo che è meglio non prendere queste pastiglie. Ma non solo queste, anche in generale le pastiglie che vendono in tutte, diciamo, le altre marche, perché non fanno bene le pastiglie. Cioè, prendete tutto, ma tranne le pastiglie, non servono. Cioè, voi dovete mangiare normale e fare un allenamento giusto, appunto, senza, diciamo, prendere queste cose qua, perché non fa bene alla salute. Io ve lo dico, poi ovviamente uno la pensa come vuole. I commenti negativi ovviamente verranno cancellati. Voglio aggiungere questo perché c'è gente che scrive commenti così senza pensarci due volte. Comunque andiamo avanti, perché sennò sto video dura troppo. Vi faccio vedere quante ne ho presi di questi. Queste sono la fine del mondo, una bomba assoluto. Per farvi capire, queste bustine contengono il tè, dove questo tè vi fa perdere i liquidi in eccesso. E tutte le volte che io prendevo queste bustine, questo tè, e lo bevevo, vi assicuro che questo funziona, andate sempre in bagno e vi perde tanti liquidi. Vi fa perdere tanti liquidi.
ve lo consiglio. Io andrò avanti ancora a prendere queste, su questi, non le pastiglie. Le pastiglie no, ma queste ve le assicuro al 100% sono buonissimi come gusto. Ti aiutano ad andare in bagno, non ti gonfiano e in più i liquidi vanno come, come le fontane. Vi faccio vedere quali ho preso io, li comprerò. Allora, una bustina costa 24 euro, io non so perché dico tutto 24, ma alla fine non è tutto 24, solo questi sono 24 euro. Allora, ho preso Fit Berry Detox, buonissimo, ve lo consiglio, infatti ne comprerò altri. Recover Tea, questo qua sa di tè alla pesca, strabuono, strabuono, c'è il 50 grammi, mi è durato un mese, l'ho finito ed è una bomba, cioè, bro, giuro, provatelo e poi mi fate sapere. Questo qui Inner Beauty Tea, non mi ricordo il gusto di questo, però se l'ho finito tutto perché è strabuono. Il Marshmallow Beauty Tea, vi assicuro che se prendete questo trovate dentro i pezzettini di marshmallow e li potete mangiare anche così, cioè proprio sì, i marshmallow proprio belli gommosi che potete mangiare anche così senza metterlo, diciamo, nel tè, cioè proprio una cosa bomba. Sempre 24 euro, buonissimi, come vedete li ho praticamente mangiati tutti. Questo invece è 100 grammi. Per cui dipende, qua 50, qua 100 vuol dire che quelli da 50 grammi saranno sui 24 e invece quelli da 100 grammi saranno di più di 24 euro, se mi ricordo bene, non lo so. Comunque, questo. Invece, le altre tre, che sono questi, uno è il Black Glamour Tea, l'altro è Strawberry Detox Tea, e l'altro è Vanilla Slim Tea. Allora, come vedete, questi non li ho finiti per il semplice fatto che ne ho presi un casino. Infatti io non è che ne prendo, se ne, che ne so, due pacchi, perché già prenderne tre, prenderne quattro di questi pacchi ci vogliono mesi, cioè almeno che... Poi hanno la scadenza, no? Ad esempio, questo è scaduto il 6/2019. E ovviamente quando scadono non sono buoni da mangiare, cioè da bere. Per cui non ho potuto finirli. Però vi dico che questo non mi è piaciuto come gusto. Infatti, adesso vi faccio vedere dove sono arrivata. Però l'odore non era male. Però... vedete, praticamente la metà, però non mi è piaciuto come il gusto. Adesso non so se si vede cosa c'è dentro, ma vedete, il gusto non mi è piaciuto di questo, per cui sono stata non sono tanto stata soddisfatta, perché di gusto, questo gusto qua non mi è piaciuto, infatti non l'ho finito. Però vedete che ci sono i pezzettini. Ed è naturale al 100%, è strabuono, cioè in senso, dipende dal gusto che prendete. Invece questo qua, Black Glamour, anche questo la stessa cosa, non mi è piaciuto il gusto, se no lo finivo tutto, cioè anche questo metà. Sto cavolo di sole che non c'è, non vi riesco a farvi vedere. Comunque questi qua mi dispiace perché sono sempre soldi che vanno via, però mi dispiace che non l'ho finiti, perché non sono riuscita a finirli. Talmente ne avevo tanti di questi pacchetti che, ripeto, non sono riuscita a finirli. Infatti queste tre mi sono avanzate. E... però, ad esempio, questo, strawberry, questo qua, sa la fragola. Sa di fragola. Vi faccio vedere questo, quanto mi mancava. Questo era strabuono, mi piaceva un sacco. Questo qua l'avevo quasi finito. Cioè, non so se si vede. Questo sa di fragola.
solo che è scaduto il 4/2019. Io sono andata avanti a, in questi mesi, a provarlo, però ha perso il gusto, per cui ho dovuto rinunciare e non l'ho finito. Però, cioè, vedete la differenza tra questo e questo, che questo qua l'ho finito quasi tutto ma non sono riuscita, e invece questi qua no, perché non mi sono piaciuti. Questo invece è strabuono, alla fragola, e ve lo consiglio perché è strabuono. Questi qua sono stati buonissimi come prodotti e voglio ricomprarli, per cui più avanti vi aspetterà un nuovo shopping su Fit Via. Comunque, passiamo a cosa ne penso. Allora, ripeto, è un marchio ottimo, tutto naturale al 100%. Mi sono trovata bene, voglio ricomprare ancora su questo sito. Ci sono degli sconti pazzeschi, perché ogni volta fanno gli sconti e ne vale la pena quando ci sono gli sconti. Voglio acquistare ancora di nuovo perché mi sono trovata bene, e in più perché mi aiutano, queste tisane mi aiutano veramente, per cui voglio comprarle di nuovo. Io ve le consiglio, vi consiglio questo sito al 100% confronto degli altri che ho fatto la recensione. Questo è l'unico sito in cui è buono e vi arriva dopo 2-3 giorni e sono velocissimi, per cui ve lo assicuro che se andate sul sito, cioè, trovate tutto quello che vi piace. Però secondo me, io vi consiglierei di più di prendere queste bustine di tè, che vi aiutano molto, e questo da bere. Queste ve le consiglio di più a confronto di tutte le altre cose che credo che vendono. Queste qui ve le consiglio, per cui andate sul sito e poi fatemi sapere di come vi siete trovati e se vi piacciono i gusti. Io vi ho fatto vedere quello che ho comprato io e cosa mi è piaciuto di più di queste cose qua. Per cui vi consiglio il sito, mi sono trovata bene, non so quante volte lo devo ripetere, ma praticamente ne vale la pena. Tranne ovviamente le pastiglie, quelle no, però quelle, le cose che vale la pena, ti aiutano anche col peso, sono queste qua, per cui queste qua ve le assicuro. Ho ovviamente anche le cose dove mettete il tè e robe varie, ma vi ho fatto vedere il mio acquisto di Fit Via un anno fa. Se non l'avete visto, andatelo a vedere, perché ci sono anche quelle cose lì che mettete dentro per fare il tè. Ci sono anche le tazze, tutte quelle cose lì. Per cui quando avrò una casa tutta mia, trovate tutta la mia cucina piena solo di bustine di Fit Via di tè, solo quelle, e poi anche qualcosa da bere. Ok, ho parlato fin troppo, spero che questa recensione vi sia utile, spero che, non so, vi ho convinto. E ovviamente non è una sponsorizzazione, voglio precisare questo. Fatemi sapere se provate questi prodotti, fatemi sapere se avete già provato questi prodotti, come vi siete trovati. E niente, ovviamente i commenti negativi, i commenti che non mi piacciono, verranno cancellati, perché non mi piacciono commenti in cui non pensate prima di scrivere, cioè dovete pensare due volte prima di scrivere un commento, dato che non mi conoscete per niente. Io la penso così, io mi sono trovata bene così, cioè mi sono trovata, come ho detto, su questi prodotti. Voi la pensate come volete, però io la penso così, per cui non scrivete cose negative o cose brutte. Grazie. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di nuovo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, seguirmi su Instagram e lasciatemi un bel mi piace. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!